E adesso state con noi perché c'è venuto a trovare, o tornato a trovare, il dottor Maurizio Corona, che è un esperto ovviamente di neuroscienza e anche un esperto di psicobiologia, sì. Che è questa materia che uno dice già dalla parola chissà che cosa vorrà comportare. Bene, la conoscenza che forse sarà sempre da scoprire del nostro emisfero cerebrale, cioè come ci comportiamo noi di fronte a determinati momenti o comunque di fronte a determinate situazioni di vita. Oggi parliamo del clan. Sì, e il clan ci serve per capire come funziona il nostro cervello, cioè come noi ci poniamo in una situazione sociale. Ma il concetto è che noi siamo sempre in una situazione sociale, cioè all'interno del nostro cervello c'è un funzionamento che ci dice dobbiamo sopravvivere, ma non è un funzionamento, è il funzionamento. Quindi è, cioè, l'aspetto fondamentale. Allora. Assolutamente, assolutamente, Presidente. Allora, sì, il concetto è che il cervello serve solo per sopravvivere, che non è poco. No. Se togliamo le funzioni cerebrali, mi sa che diventa una vita un po' piatta, probabilmente. No, non c'è più vita. No, certo, appunto. Perché... piatta nel senso che è distesa per sempre. Però. Ah, piatta nel senso obitorio, va bene. Esatto. No, ma a parte gli scherzi, il ragionamento è questo. Il cervello ci mette nella condizione di poter reagire una volta che ha preso... tramite i cinque sensi e tramite altri elementi, una volta che ha preso gli avvenimenti all'esterno, cerca di metterci nella condizione di poter sopravvivere e adattarsi a quegli eventi. Quindi chiaramente noi in acqua per ore o su una montagna o su una spiaggia reagiamo completamente in maniera diversa, sì. È evidente. Se siamo soli con la nostra compagna oppure se siamo con gli amici al bar abbiamo comportamenti totalmente differenti, certo. È chiaro? Anche sì, se siamo con gli amici al bar e con la nostra compagna nello stesso bar, sì. Ci comportiamo in maniera diversa. Assolutamente. Quindi il cervello praticamente, scusami, è sempre in agguato per difendere sul piano biologico la nostra persona, sempre lì. Eh sì, guarda, lui ha, ha 200 reazioni al secondo, mamma mia. Quindi 200 adattamenti al secondo. Per noi è incredibile, però sì. Noi qui, sì, adesso noi sappiamo che ci sono alcune telecamere, quindi il nostro cervello lo sa e sta attento nel movimento della testa e quant'altro alle telecamere, quanta distanza ci deve essere dal microfono, noi che interveniamo, cioè qualunque cosa viene gestita dal cervello in una frazione di secondo, appunto 200 al secondo, per adattarci e sopravvivere. Sopravvivere che cosa vuol dire? Io sono qui in televisione in parte perché voglio portare un discorso scientifico, certo, le neuroscienze, certo, o biologia come... D'altra parte perché ti stiamo simpaticissimi. Quindi... ovviamente, grazie. Ovviamente. Cioè, però ecco... Me, io davo per scontato, è fatto bene a dirlo. Il fatto... Il cervello essere recepito bene. Il fatto che mi stiate simpatici, e spero anche io a voi... Certo, il contro ha cambiato, non saremmo qua. Evidentemente ci fa fare branco, sì. Cioè ci fa fare un gruppo dove probabilmente tutti e tre siamo dei bracci destri di qualcun altro, ma ce la caviamo anche senza essere noi grandi, certo, capi. Cioè, mi spiego meglio, all'interno di un branco, e poi vedremo come gli esseri umani si comportano esattamente nella stessa maniera, all'interno di un branco abbiamo delle funzioni e delle capacità. La prossima volta parleremo del cervello e sì, vedremo come il cervello, l'emisfero destro, quindi maschile, e l'emisfero femminile, a seconda di quale dei due prevalga, noi ci comportiamo in un modo o nell'altro. E poi il fatto che tendenzialmente, non so, io e Matteo siamo nel nostro emisfero femminile, senza offesa per nessuno. Ma per carità, lei ma... invece nel suo emisfero animale, che non ha mai... Vabbè. Ma se non ci fossi io non ci sareste mai. Bravissimo, bravo, ha ragione. Io, no, soprattutto. Ma... Lui ci equilibra. Allora, il concetto è questo, che... noi siamo dei beta, come si dice, no? Dei lupi beta, perché c'è il lupo alfa dominante che è quello che comanda. In un branco di lupi il lupo alfa dominante, perché il lupo alfa vuol dire che è nel suo emisfero particolare, cioè se è di sesso maschile è nel suo emisfero maschile, se è di sesso femminile è nel suo emisfero femminile, e quindi i comportamenti sono conseguenziali. Faccio un esempio. L'alfa lo guardiamo, allora il lupo alfa è quello che comanda e mangia per primo, punto, sì, è quello branco. Che
nel branco, è quello che fa le strategie. Sì, ma anche a casa nostra, chi mangia per primo, ecco, quello è il dominante. In effetti era mio babbo quando ero piccolo, okay. Pensandoci bene, sì. Ma scusa, ma non era l'educazione della famiglia quella che si mangia tutti insieme? Sì, ma chi comincia, chi viene servito per primo? Era mio babbo. Chi ha il pezzo migliore? Era mio babbo, adesso okay. Quando ero bambino. Chi ha il pezzo? Era mia mamma, prima c'era mio babbo e poi c'erano i figli. Certo, perché chi portava da mangiare a casa? Sì. Così come il lupo, chi porta da mangiare a casa? Il lupo dominante, e allora è quello che deve essere nutrito meglio. Quindi signore a casa, quindi, che servite ogni giorno vostro marito perché pensate in realtà di fargli piacere, no, lì rinvigorite solo il fatto che lui sia il capo, state dimostrando a lui che lui è quello che comanda. Oppure può essere un figlio. Un figlio, certo. Allora, quello, per esempio, un figlio che sta male, sì, viene... diventa la persona più importante e il dominante, anche se magari non ha la struttura da dominante, però è ritenuto in dal quel clan momento, certo. Esatto, in quel momento così. Ok, quindi il lupo alfa o l'uomo alfa dominante è l'alfa in generale, è una persona che è regolare, normale, quindi è un, fa parte delle istituzioni, non va contro le istituzioni, non è un rivoluzionario come il beta, è uno che è nelle istituzioni, crede nelle istituzioni, cioè, le consolida, istituzionale, le consolida, esattamente. Certo. Allora, io lo chiamo l'ISO 9000, nel senso che... ok? Sì, è chiaro, chiarissimo. È un linguaggio fiorito. Non è fiorito, secondo me non ha capito cosa gli hai detto, però va bene, poi glielo spieghiamo dopo. È quello di una relazione matrimoniale stabile, possibilmente nella casa dei genitori, dove costruirà qualcosa ancora di più per i figli, perché vuole tenere tutta la famiglia insieme. È proprio il patriarca. Sì, okay. Il beta, Matteo ed io, per esempio, invece non gliene può fregare di meno. Cioè, la casa, vivo a Bergamo, me ne vado a Cagliari. Vivo a Cagliari, vado a lavorare a Brescia. Sì, ok, sì. Cioè... diciamo, non c'è radicata una sorta di volontà di rimanere lì. No, esattamente il contrario. Perché... il beta è bravo a trovare nuove soluzioni, nuove situazioni, ma nel branco a che cosa serve? Nel branco serve a fare il luogotenente, il sostituto dell'alfa laddove l'alfa si faccia male. Quindi non saremo mai alfa. Quindi praticamente no. Sarebbe una sorta, cioè, di delfino. Manca, sì? Cioè, sì. Ecco il delfino che sostituisce. Che sostituisce, ma occasionalmente. Occasionalmente, perché, certo. Perché questa è una notizia tristissima. Perché non saremo mai alfa, non comanderemo mai. No, in casa eccezionale. Aspetta, lui. Io lì volevo portarlo. In a questo fermo, sì. Fermo, no, io lì volevo portarlo. Non comanderemo mai la domanda. Guardiamo un attimino, il presidente del Senato è il beta, sì. Nel senso che se nello Stato italiano o il vicepresidente negli Stati Uniti, ok, se il presidente si fa male, muore, è incapace di poter proseguire, sì, nelle funzioni di presidente, quindi l'alfa, sì, dominante, quello, sì, che dovrebbe essere l'alfa dominante, il presidente del Senato lo sostituisce, sì, temporaneamente. È la seconda figura, infatti. Quindi se è morto convocherà le elezioni per il nuovo presidente, ma non si rimane mai senza un capo. C'è lui che sostituisce. Okay, sempre provvisorio, vero? Beh, sempre provvisorio. Il tempo nello spazio è ben definito. Il problema è quando noi, noi femminili, sì, uomini femminili, sì, sì, o sì, donne, sì, maschili, sì, ci mettiamo nella condizione di dire: benissimo, io voglio comandare. Non siamo strutturati per farlo. Noi possiamo comandare temporaneamente, ma non... Tu hai già fatto una... No, aspetta, sono già la cosa che mi preoccupa è che lui sono ha già fatto un'analisi dalla volta scorsa, che io ho un emisfero femminile più sviluppato di quello maschile e io non gli ho detto nulla, questa è la cosa che mi preoccupa. No, ma è molto semplice. Seguendolo attentamente, arrivando nella mia volgarità del campo, ho già capito bene se hai capito, effetti, faccia capire anche a me. Le leggi della natura hanno ben individuato. Esatto. E questo è la sopravvivenza. Tutto questo, ecco, esatto, bravissimo. Grazie. Presidente, tutto questo è per la sopravvivenza. Esatto. Per cui un branco, per esempio, è sempre gestito da un maschio, sì, mai da una femmina, perlomeno né in quasi tutti i mammiferi, poi ci sono ovviamente i matriarcali, ma
Facciamo l'esempio della cultura sarda, dove si dice che ci sia il matriarcato. In realtà non è così. In realtà la matriarca, la donna, è una beta. L'alfa è magari a portare in giro le pecore piuttosto che latitante, piuttosto quello che volete, esatto. Torna per mettere incinta la moglie e per, sembra banale, però è, sì, guardiamo sì, la realtà, è per dare due o tre ordini, che poi la moglie beta, cioè nel senso fa una funzione di luogotenente, non è che è necessariamente beta, ma generalmente lo è, in particolare le nuoresi. Allora, che cosa succede? Che queste signore devono sobbarcarsi la gestione della famiglia e di tutto quello che hanno. Quindi non è che sono stupide a fare le maschili della situazione, non possono fare diversamente perché lui non c'è. Però quindi... mia moglie fa esattamente quello che stai dicendo tu, cioè la parte che a casa fra un po' fa più, io a casa non so far niente manualmente, fra un po' fa più cose lei che io. Poi dopo è vero che i ruoli sono diversi, però ha un carattere proprio di questo tipo. Ma guarda, nella gestione dei figli molto... è così. E poi fa quello anche di mestiere, è una che gestisce. Perfetto, esattamente. Ma la gestione, cioè il direttore generale della Fiat, l'amministratore delegato, sono dei beta, non sono degli alfa. Devono essere dei beta, funzionano meglio. Se fanno gli alfa, l'alfa è quello che va in Fiat, il presidente della Fiat. L'alfa la fa la Fiat, quindi se vogliamo. Sì, vabbè, ma questa è un'evoluzione tecnologica. Questo è sul piano tecnologico, chiudiamo il piano biologico. Chiudiamo il discorso. Sono cose diverse. Resta dobbiamo andare in pubblicità. Non faccio va bene, cultura. Vabbè, chiudiamo il concetto scusami, perché poi dopo se no, scusa questa divagazione. Quindi non faranno mai gli alfa, faranno sempre i beta. O per meglio dire, loro comanderanno un settore, ma avendo preso l'ordine da chi fa la strategia. Cioè il presidente della Fiat fa una strategia, non la racconta generalmente, la dice alla, ovviamente in consiglio di amministrazione, ma voglio dire al beta della situazione. Che la metterà poi in atto. Che la certo. Deve mettere in atto, perché il presidente non è bravo come l'amministratore delegato a metterla in atto, è bravo a fare la strategia. Sì, così il lupo alfa fa questo. Ognuno il proprio ruolo, il branco è importante. Bravo. E ci ritroviamo tutti ad avere un branco, chiamiamolo un branco oppure gruppo di amici, insomma persone con le quali ti senti a tuo agio, e in quel gruppo ci sarà il dominante, ci sarà quello che metterà in pratica le cose che appunto magari nel gruppo le strategie si sono pensate, e c'è chi invece le subirà e farà insomma da... Allora ci sono altri che le subiscono, perché in effetti chi le mette in pratica e chi comanda per come deve funzionare è il beta, che non è che non sia dominante, non possa essere dominante, abbiamo detto certo, prima, è certo, dominante certo. Nella sua funzione. Certo. Io adesso devo dominare perché sono 9:17, purtroppo devo dominare. Perfetto. Il tempo che inesorabile passa, e ogni volta sarebbe bello stare qui a parlare, ma è anche bello lasciare questa sorta di voglia di risentirci, bella, di vederci, bella. Lo faremo il 28 di perfetto, ottobre, quindi perfetto, fra un paio d'accordo. Di settimane, ancora una volta con il dottor Maurizio Corona che ci stupisce, ci affascina, allo stesso tempo sempre davvero in maniera molto molto interessante. Grazie Maurizio. Grazie a voi. A tra poco con gli amici di Sintony e tutto il resto della scaletta.